Buonasera a tutti, grazie di essere presenti questa sera alla 70ª ormai serata di Lodi Liberale, in cui affronteremo un tema di stretta attualità con tre ospiti assolutamente competenti di livello, due dei quali posso tranquillamente definirli già degli amici di Lodi Liberale e uno che è bravissimo. Siamo particolarmente orgogliosi. Intanto vi presento gli ospiti, l'autore del libro, che è molto caro alla nostra associazione perché ci ha dedicato un articolo bellissimo che conservo gelosamente sulla pagina del giornale e devo leggere assolutamente il titolo perché insomma molti di voi sono tesserati alla nostra associazione, che nelle pagine culturali del giornale il titolo relativo alla nostra associazione fosse Idee, libri, cervelli nella marea populista, l'oasi di Lodi Liberale. Credo che dobbiamo essere grati ad Alberto Giannoni, appunto autore del libro nero dell'Istituto Italiano, per come dire, la gentilezza e l'attenzione con cui ci segue ormai da tempo. Il secondo ospite, che lui è già di casa a Lodi, è Davide Romano, che è un giornalista, direttore del Museo della Brigata Ebraica, con cui abbiamo inaugurato la mostra del Comune di Lodi, che abbiamo presentato questo sostanzialmente alla fine dell'anno scorso. E poi c'è Marian Ismail, antropologa, donna coraggiosa, tante altre cose che scoprirete questa sera, e poi magari ci ricorderà, perché l'ho scoperto, io non lo sapevo, che c'è sempre un collegamento con Lodi, quindi anche lei ha un collegamento specifico con la nostra città. Perché questo breve libretto, agile volume, è importante? Perché ci traccia, delinea un quadro di parte dell'islamismo, non dell'islam, dell'islamismo italiano, che probabilmente spesso tendiamo a sottovalutare. Intanto specifica una cosa che credo verrà fuori bene nella serata: la differenza sostanziale ed essenziale, che spesso viene trascurata da entrambe le parti, tra islam e islamismo, che sono due cose completamente diverse. Perché l'islam è una religione che può essere tranquillamente compatibile, come vedo io, poi discuteremo alla serata, durante la serata, tranquillamente compatibile con la nostra civiltà occidentale. L'islamismo politico-ideologico probabilmente meno, perché alcune caratteristiche, anzi probabilmente assolutamente meno, perché alcune caratteristiche che lo rendono del tutto incompatibile con il valore occidentale. È tendenzialmente misogino e quindi non rispetta il valore fondamentale dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna. È tendenzialmente omofobo e quindi considera gli omosessuali sostanzialmente delle persone da perlomeno perseguire. È tendenzialmente antisemita e quindi vede i complotti demoputo-giudaici, massonici, accomunandosi peraltro a pensieri di estrema destra e estrema sinistra che sono ancora troppo diffusi. È tendenzialmente totalitario perché non ha assolutamente una concezione della laicità dello Stato, quindi della separazione tra Stato e religione, cosa che invece l'Islam può tranquillamente invece non essere. E quindi queste differenze sono fondamentali. Perché? Perché si possa affrontare con documentazione, con razionalità, con intelligenza, il tema dell'Islam politico, e quindi la presenza degli islamici in Italia. Bisogna evitare di cadere dal mio punto di vista nei due estremi opposti, entrambi assolutamente sbagliati. Non bisogna minimizzare e quindi pensare che non ci sia sostanzialmente nessun tipo di pericolo, che quindi siano tutte generalizzazioni, non ci sia nessun tipo di collegamento tra estremismo, terrorismo, jihadismo o la vera religione islamica, perché purtroppo i collegamenti ci sono e quindi il minimizzare è assolutamente sbagliato. Ma è altrettanto sbagliato il generalizzare, quindi pensare che ogni islamico presente sul nostro territorio possa essere un potenziale nemico, un potenziale avversario e un potenziale pericolo. E quindi stare nel mezzo, utilizzando la razionalità liberale tra il non minimizzare e il non generalizzare, credo che sia il tema fondamentale di questa serata. Diciamo che appunto, essendo liberale, un'associazione che si chiama appunto Lodi Liberale, crediamo nella libertà di opinione, ma avendo ben chiaro l'insegnamento di Popper che spiegava che con gli intolleranti la tolleranza non deve essere praticata a rischio di mettere in discussione la stessa esistenza della società aperta. Quindi ci sono alcuni valori che oggettivamente sono non in discussione, che non possono essere sovrastati,
che sono tipici appunto della civiltà occidentale, della democratica nostra, in cui siamo orgogliosi di vivere e che senza tema di smettita posso tranquillamente affermare per la prima volta di credere che sia una civiltà dal punto di vista complessivo superiore, proprio perché rispetta le minoranze, proprio perché rispetta le divergenze di opinioni, la libertà di religione, la qualità dell'uomo donna, tutto quello che ci siamo detto. E non è un aspetto assolutamente scontato che vale per tutti i tipi di civiltà, e non è una conquista che rimane e si difende da sola, bisogna difenderla ogni giorno, credo fosse alto il prezzo della libertà e della vigilanza. Bisogna oggettivamente rendersi conto che sono conquiste portate avanti nel corso dei secoli e che possono tranquillamente essere messe a rischio se non ci rendiamo conto appunto delle nostre radici e di su cosa sono assolutamente basate. Credo che sia importante questo libretto, questo volume, perché traccia alcuni punti fermi, ovvero smonta l'idea per cui in Italia sostanzialmente non ci sia nessun tipo di pericolo. Non c'è stato nessun tipo di grande attentato, ma c'è una rete probabilmente pervasiva e documentata con nomi, cognomi, con fatti, e che in questo volume, diciamo che messi in fila, come dire, preoccupa, almeno a me leggendolo ha preoccupato non poco. E quindi credo che questo sia un faro di luce sulla realtà articolata dalla presenza di islamici politici, islamisti più che islamici probabilmente sarebbe più corretto, in Italia. Quindi credo che sia importante perché ci possa gettare davvero una luce. A me ha preoccupato, tra le varie cose che vengono, i vari dati che vengono riportati nel volume, pagina 38 e 39, che sono veramente delle, rispetto a un'indagine sostanzialmente fatta una ricerca su italiani, sostanzialmente alcune opinioni politiche, il 13 sostanzialmente c'è il 48% degli intervistati che ritiene che né Hamas né Hezbollah siano organizzazioni terroristiche, 48%, credo che sia veramente una cifra enorme, e il 61%, stiamo parlando del campione, sostanzialmente sono prevalentemente nordafricani residenti nel nord Italia tra i 16 e i 30 anni, di 16 nazionalità diverse. Il 61% di questo campione intervistato ritiene che gli attentati dell'11 settembre siano il frutto di un complotto americano-giudaico, e la stessa percentuale, il 61%, ritiene che gli ebrei controllino il mondo e siano responsabili di molti mali. Quindi credo che ci sia da fare dei passi assolutamente in avanti in quella che viene ricordata più volte nel libro, una battaglia che deve essere assolutamente duplice, una battaglia di sicurezza, di intelligence, e combattuta quindi dalle forze dell'ordine, dai nostri servizi, quindi dalle persone in divisa che ci devono, come dire, mantenere al sicuro, e fortunatamente fino adesso hanno fatto un lavoro assolutamente encomiabile sul nostro territorio, ma poi c'è la altrettanto importante battaglia culturale che deve essere combattuta quotidianamente in serate come questa, ringraziando anche la presenza di Marian, perché oggi inizia il Ramadan, e quindi quando l'ho contattata, ho chiesto una disponibilità a venire, mi era assolutamente dato piena disponibilità subito, ricordando che appunto ci sarebbe stato l'inizio di Ramadan. La risposta è stata: a un certo punto ci mangeremo una pizza senza nessun problema. Ecco, questo dimostra che lei, che sta portando avanti una battaglia fondamentale in Italia a difesa degli islamici, probabilmente i veri islamici, è importante che venga ascoltata anche nella nostra città. Lei ha pagato un prezzo di sangue familiare, perché non lo sapesse, il fratello era ambasciatore somalo alle Nazioni Unite, è stato ucciso in un attentato a Mogadiscio, e quindi credo che sia fondamentale ascoltare dalla sua parola, dalle sue parole, l'attacco nei confronti di suoi fratelli, possiamo dire, che travisano completamente la religione, e danno la testimonianza, viva testimonianza di una islamica, perché tale sei e tale credo che orgogliosamente ribadisci di essere, appunto, nella nostra civiltà pienamente inserita, dimostrando che appunto le due cose non sono assolutamente incompatibili. Credo di averla fatta troppo lunga, quindi vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola subito a Davide Romano. Grazie.
Buonasera. Buonasera, buonasera. Mi sentite? No, no, chiaro. Chiaro. Adesso c'è. Adesso? Ok. Buonasera a tutti. Come diceva giustamente Maggi, sono già stato qui per la Brigata Ebraica e sono lieto di tornare in un ambiente che ormai è di casa, visto che ho anche diversi amici qui in prima fila. E credo che un tema del genere vada affrontato con grande freddezza, perché è un tema, quello dell'Islam, che scalda gli animi, e proprio per questo, quando ci scaldiamo, la cosa migliore è essere freddi per avere le migliori reazioni, anche perché il jihadismo è letteralmente mortale. Quindi ci troviamo di fronte a un fenomeno che dal punto di vista occidentale si fa fatica a comprendere. Non è purtroppo una sorpresa se vi dico che tanti jihadisti hanno amici cristiani, o comunque trovano in alcune fette dei cristiani una grande accoglienza, e naturalmente i jihadisti ne approfittano e conquistano terreno e conquistano le menti di molti cristiani. Così come è vero che ci sono che i jihadisti hanno molti problemi con musulmani come Marian Ismail. Questo per dire che le cose sono sempre proprio complicate, di vedere bianco e nero, cristiani, musulmani e così via. Le cose sono un po' più complicate e questa sera cerchiamo un pochino di chiarire quali sono le forze in campo e chi combatte chi. Questo libro di Giannoni è molto importante perché noi nel corso della nostra vita vediamo notizie frammentarie, sentiamo di un tentato, una tentata strage anche vicino alle Ande, con il Pullman, con gli autobus dei ragazzini di cui tutti conosciamo la storia, sentiamo gli attentati in Sri Lanka, sentiamo gli attentati a Parigi e così via. Ma in Italia in particolare abbiamo, per fortuna non abbiamo ancora avuto attentati, non per il discorso del Lodo Moro, che è una questione molto legata agli anni 70 e a un accordo che c'è tra lo Stato italiano e il mondo, diciamo, islamico-palestinese soprattutto, ma oggi ci possiamo dire che se non abbiamo avuto attentati in Italia, un po' per fortuna, molto per l'impegno delle nostre forze dell'ordine, e poi diciamo anche perché comunque la quantità di persone da controllare non è così grande come per esempio in Francia, dove ci sono 5 milioni e mezzo di arabi, quindi è difficile controllare numeri così grandi. Per fortuna in Italia i numeri sono molto più ridotti, quindi è anche più facile controllare e evitare che si creino questi gruppi o queste intere periferie dominate da musulmani che hanno un'interpretazione dell'Islam particolarmente rabbiosa, particolarmente vendicativa, perché anche qui c'è da fare un piccolo ragionamento, cioè spesso l'ideologia jihadista cerca di approfittare del senso di colpo occidentale, per cui ci sbattono in faccia costantemente le crociate, ci sbattono in faccia qualunque cosa abbiamo subito, anche se una cosa subita 1000 anni fa, però per loro ancora oggi è motivo di vendetta. Purtroppo all'interno della nostra cultura, che prevede anche l'autoesaminarsi, avere un senso critico, rivedere le proprie posizioni, autoanalizzarsi, che è anche la forza dell'Occidente, perché noi ci autoanalizziamo per migliorarci, per vedere dove abbiamo sbagliato, per andare avanti. Però alcuni interpretano questo desiderio di autoanalisi in un continuo autoflagellarsi, e quindi aprire anche dal punto di vista intellettuale, aprire il senso di colpa e farsi carico di tutto
tutti i mali del mondo. Ora, ovvio che ogni civiltà ha le sue colpe e ha i suoi pregi, però è sbagliato pensare che ci sia una qualunque forma di giustificazione di un attentato o di un qualunque movimento violento che si dà le sue crociate. Questo è assurdo perché, prima di tutto, e questo mi tocca spiegarlo spesso perché, come ho imparato io in crociata a scuola, era completamente sbagliato. Cioè, a me hanno insegnato che i cristiani partivano e andavano a prendere i territori dell'Islam. Certo, se uno fa la foto in quel preciso momento è così, però se uno manda un pochino indietro il film e vede come era il Mediterraneo, come era l'attuale Israele, comunque quelle terre lì, qualche decennio prima vediamo che in realtà erano tutte terre cristiane e che erano state occupate dall'Islam nella sua fase di crescita a partire dall'800 d.C., 900 e così via. Ora, se l'Islam è legittimato a occupare i territori appunto dell'attuale Israele, non si vede perché se i cristiani cercano di riprendersi almeno Gerusalemme, questo debba far sviluppare gli occidentali un senso di colpa terribile, tale da andare a giustificare la rabbia che l'Islam prova verso di noi. Per dirla semplice, nell'Islam politico c'è ancora questa rabbia per la questione delle crociate, però nel cristianesimo non c'è rabbia perché l'Islam ha spazzato via la cristianità dal Medio Oriente. E questo già un primo tema, per non parlare del fatto che ancora oggi i cristiani in Medio Oriente, pensate solo in Iraq e in tutti quei paesi, sono perseguitati, ma questo nei cristiani non stimola vendette, non stimola attentati, non stimola alcun tipo di violenza. Quindi in questo caso dopo l'esatta dimostrazione di come il problema non è il nostro, il problema è chi vuole leggere la storia in una certa maniera, che è quella cui accennava Maggi, cioè l'idea che ci sia sempre questo complotto dietro, ci sia sempre una storia da riscrivere, perché in realtà, secondo i jihadisti, la storia non esiste, esiste il Corano, tutto il resto non vale nulla. E in questo senso non si fanno problemi a negare le radici ebraiche di Gerusalemme, non si fanno problemi a negare le radici cristiane di Gerusalemme e non si fanno problemi a negare qualunque cosa, perché nella loro ottica l'Islam è la soluzione, non gli interessa la democrazia, l'Islam è la soluzione. C'è anche un altro tema, se vogliamo, visto che quando si parla di ebrei si tende a parlare sempre di Shoah, ed è un meccanismo che non è dettato dal fatto che gli ebrei parlino sempre di Shoah, ma del fatto che i media agli ebrei chiedono sempre qualcosa, fanno sempre domande sulla Shoah. Se però i media chiedessero agli ebrei qualcosa della loro storia in Medio Oriente, nei secoli in cui sono stati sotto il dominio dell'Islam, avrebbero delle risposte molto interessanti e sarebbero molto utili a togliere questo passato che ci siamo riscritti di un Islam perfetto, di grande convivenza, di grande felicità, di convivenza tra le genti e così via. A Milano in particolare metà della comunità ebraica di Milano è composta da ebrei che vengono dalle terre dell'Islam. Molti vengono dall'Iran, altri vengono dalla Libia, alcuni dall'Egitto, dalla Siria e così via. E vi posso dire che quando sento raccontare da queste persone anziane che sono fuggite da Tripoli, in particolare col pogrom del 67, col pogrom del 48, queste erano persone che, ebrei che vivevano in Libia da prima che arrivasse l'Islam, quindi non erano degli intrusi, degli stranieri, eppure queste persone
sono state sottoposte a umiliazioni continue per secoli, perché quando tu vivi sotto l'Islam tu sei una specie di sottospecie, perché se sei musulmano hai certi diritti, se sei ebreo, cristiano o qualunque altra cosa tu sei una classe B, diciamo, un secondo livello di umanità. Questo anche nelle regole normali di vita, nel senso che se io vado, se nel 1100 a Tripoli c'era un processo, la testimonianza del musulmano valeva più di quella di un ebreo o di un cristiano. Quindi era anche una questione proprio legale, era legalizzata questa, chiamiamola apartheid, chiamiamola come volete voi, però questo fatto che ci fosse una razza superiore e le altre stavano sotto. Uso volutamente il termine razza perché proprio per provocare la discussione, ma per farvi capire come nel mondo islamico esiste davvero una differenza se tu sei musulmano o non sei musulmano. Poi tu ti puoi anche convertire all'Islam, però se non ti converti, per esempio, se tu cammini lungo un marciapiede e arriva un musulmano dall'altra parte, tu devi cambiare marciapiede. Se tu, come raccontava una signora conosciuta egiziana, se tu sei cristiano e parlo di 15 anni fa, era al Cairo, cresciuto al Cairo, e andava semplicemente al ministero a fare una pratica burocratica, e lei capitava di dover stare 30 minuti a aspettare l'ascensore perché non poteva entrare in un ascensore dove ci fossero dei musulmani, perché era cristiana. Questo per darvi un minimo di idea di come sto cercando un pochino di smontare questa idea che la vita è terra d'Islam fosse così entusiasmante e così bella, idilliaca e così via. Poi ovviamente non è sempre stato così, ci sono stati dei secoli anche di relativa tranquillità, poi dipende anche in quali aree geografiche, in quali momenti storici e così via, però è importante smontare questa cosa dell'Islam come terra di libertà. C'è anche un altro tema, a parte si parla sempre riferendoci alla Shoah, prima della Shoah c'è stato un altro genocidio ed è stato quello armeno. Il genocidio armeno è esattamente la prefazione della Shoah, nel senso che è stato il primo genocidio dove anche i mass media hanno avuto un ruolo nel ribaltare la realtà delle cose. Mi spiego, fino a prima del genocidio armeno, quando venivano dei massacri, chi perpetrava il massacro se ne vantava di farlo, anche perché dava un messaggio al nemico prossimo per dire attenzione, se tu non ti inginocchi di fronte a me fai la fine di quelli che ho appena massacrato. Con il genocidio armeno cambia tutto, nel senso che i giovani turchi cercano di, quando massacrano gli armeni, spesso li vestono da turchi, fanno le fotografie per dire che quelli sono turchi massacrati dagli armeni e trovarsi la motivazione per andare avanti nel massacro. Ma poi in realtà alla base del genocidio armeno c'è un altro tema, che anche questo è importante. Gli armeni erano turchi più dei turchi, nel senso che vivevano nella penisola anatolica da prima che arrivassero i turchi. I turchi in realtà arrivavano da est e arrivano solo nel 1400. Quando nel 1800 ci sono il risveglio indipendentista della Grecia, di tutta l'Europa, c'è il risveglio nazionalista che ciascuna nazione vuole rideterminarsi per quello che era, pensate l'impero austro-ungarico che comincia a tremare, anche l'Italia stessa con il risorgimento, nel 1800 c'è questa rinascita dei nazionalismi e l'impero ottomano cominciano a porsi un problema perché i turchi dicono ma un attimo, se qui gli armeni cominciano a dire e se anche guarda, noi eravamo qui da prima di voi qui cosa volete di preciso? Da qui nasce la malattia, la nascita del concepire il genocidio armeno, che non era solo uno
uno sterminio di popolo, ma uno sterminio di culture, perché anche tutte le chiese armene sono state cancellate e distrutte proprio per l'idea di dover cancellare le tracce di chi era precedentemente su quella terra. Questo per dirvi come la visione jihadista non faccia prigionieri, non ha pietà e fa tavola rasa di tutto quello che si trova davanti e che non torna con la storia che vorrà raccontare. Il jihadismo è molto molto presente ed è da caratteristiche oltre che anticristiane e antisemite. Non dimentichiamo che in Francia negli ultimi 13 anni sono stati uccisi 13 ebrei in quanto ebrei e sempre da parte di persone di origine musulmana. Questo è un tema che come ebrei poniamo già da diversi anni, inascoltati, perché gli ebrei vanno ascoltati solo quando si parla di Shoah, ma non quando si parla di altri temi, tanto più se va a toccare un tema delicato come quello dell'Islam, che può scatenare strumentalizzazioni politiche, e allora in molti casi si preferisce non parlare del tema, evitarlo, illudendosi che così facendo le cose si risolvano. Nella realtà in Francia è andata esattamente nella maniera opposta, cioè gli ebrei hanno denunciato a partire dall'anno 2000 un'impennata delle manifestazioni antisemite. Fino al 1999 erano più o meno 300-400 atti antisemiti all'anno in Francia. A partire dall'anno 2000 sono diventati 800. Atti antisemiti vuol dire aggressioni per strada piuttosto che negozi di proprietà ebraica bruciati e così via. A partire dal 2000 è cominciata questa impennata dell'antisemitismo. In Francia si è deciso di non alzare il livello, di non dare molto questa notizia perché non era politicamente corretto, non era giusto, e come spesso accade, gli ebrei non sono gli unici a essere perseguitati, ma sono i primi, poi seguono i cristiani. E in Francia è successo esattamente questo. Prima ci sono stati attentati contro gli ebrei, ricorderete tutti il ristorante Kasher o alla scuola di Tolosa dove un terrorista uccise un papà e tre bambini di 4 anni a sangue freddo sparandogli in testa. Queste cose qui non furono molto analizzate perché forse qualcuno pensava tanto riguarda gli ebrei, sono questioni tra musulmani di ebrei, non riguarda noi, ma poi sono arrivati in Bataclan, sono arrivati alla strage di Nizza e così via, e si è capito che quando si vanno a toccare gli ebrei non ci si accontenta mai solo di loro. È una tragica regola della storia, perché anche con Hitler fu la stessa identica cosa, si comincia con gli ebrei, tutti si illudono, dicono tanto riguarda solo gli ebrei, ma poi arriva, alla fine arriva a coinvolgere tutti. Dove siamo dentro? Oggi però nel libro di Giannoni si ricostruiscono un po' tutti questi piccoli avvenimenti che ci sono stati in Italia, perché l'occhio al nostro paese è importante, e quello di cui ancora forse non ci rendiamo conto in Italia è di quello che sta avvenendo sotto traccia, cioè se noi non abbiamo un attentato non ci si occupa molto di Islam, ma gli attentati non nascono da nulla, nascono da una cultura che va creata, vanno fatti lavaggi del cervello, vanno convinte le persone, vanno prese delle moschee gestite in una certa maniera per poter fare un certo lavaggio del cervello. Quindi creare l'humus, diciamo, creare il terreno adatto per sviluppare dei terroristi è una possiamo dire una disciplina scientifica, serve cioè lavorare per poter permettere a delle persone di uccidere e di a sua volta di morire e non avere problemi a fare questo. Per fare tutto questo bisogna cominciare, come hanno fatto in Francia,
dalla base, magari dai più disperati, dai più facilmente corrompibili dal punto di vista intellettuale e mentale. E per fare questo sicuramente uno dei punti chiave è per avere una moschea. Ovviamente se una moschea è gestita da persone come Maria Ismail o come altre, diventa un luogo di pace e diventa un luogo anzi di anti-jihadismo. Se però le si dà in mano a personaggi equivoci, allora sì, vediamo i casi proprio oggi, se non sbaglio sul giornale, hanno fatto vedere una ripresa video di una moschea negli Stati Uniti, dove ci sono una dozzina di ragazzini che hanno 8 anni, 10 anni e che fanno un balletto cantando in arabo. Quando si traduce dall'arabo all'inglese o all'italiano, in realtà questi stavano cantando una canzone che evocava lo sterminio degli ebrei, evocava la jihad e così via. Voi capite che l'orologio del cervello comincia fin da piccoli. Quindi, cosa succede oggi in Italia? In Italia oggi le cose non succedono ancora, ma ci sono già dei segnali precisi. Primo, ogni tanto qualche centro culturale islamico viene scoperto, ogni tanto vengono scoperti degli imam che predicano in maniera violenta. Nel frattempo però noi siamo anche vittime di un colonialismo islamista. Uno degli autori, diversi autori, ci sono diversi stati che stanno in questo momento cercando di influenzare l'Islam italiano, quindi formarlo a loro immagine. L'Arabia Saudita lo conoscete tutti come un grande finanziatore di moschee. C'è anche l'Arabia Saudita, ha un certo tipo di Islam. Poi c'è il Qatar, che invece è più un Islam di Fratelli Musulmani, che è l'Islam politico appunto. E poi ci sono anche per esempio i turchi. Erdogan non ha oggi in Italia, dove ci sono comunità turche, queste comunità hanno finanziamenti che gli permettono di comprare moschee, di costruirsi moschee, come stanno cercando di fare anche a Milano, vicino a mio Mecenate. Una moschea che è una certa associazione che si chiama Mili Gorosh, di cui già noi parlo nel libricino. Mili Gorosh sono praticamente i più fanatici nazionalisti e religiosi turchi, per intenderci a destra di Erdogan, se vogliamo chiamare Erdogan di destra o di sinistra, come vogliamo, sono quelli più estremisti di Erdogan e sono quelli che ricevono i finanziamenti dal Ministero della Religione turco. Secondo voi perché Erdogan dovrebbe finanziare delle moschee turche del suo modo di intendere l'Islam in Italia? Possiamo farci un'idea pensando a quello che è successo a Vienna, in Austria, non più di un anno fa, quando grazie ad alcuni video amatoriali sempre dei bambini che venivano educati alla jihad, è scoppiato questo scandalo e che il Presidente del Consiglio Kurz, il Presidente del Consiglio austriaco, praticamente ha chiuso, penso fossero 13-14 moschee, tutte legate ai Fratelli Musulmani, vicino ai turchi, e ha chiuso tutte queste moschee qua. Ora, in Italia non siamo ancora a questo livello perché il numero di turchi presenti in Italia è basso e non permette ancora queste cose. Però già abbiamo visto come in Germania ci sono stati turchi che hanno sparato ad alcuni esponenti della dissidenza turca che vivevano in Germania e così via. Anche qui in Italia però ci sono già qualche elemento. Per esempio, se io sono turco ma sono non amico di Erdogan, ma sono magari armeno, ecco che già da qualche anno, perfino al consolato turco di Milano piuttosto che all'ambasciata turca di Roma, se voglio un documento non me lo danno. Cioè sta già cominciando a crearsi un movimento di turchi italiani che hanno ben chiaro in mente il loro progetto.
problema è che noi tutte queste cose qui non le sappiamo e quindi non siamo pronti ad affrontarle. In questo senso il libro di Giannoni è molto importante anche perché ha una prefazione che è un gioiello, secondo me è da leggere almeno due o tre volte, di Lorenzo. Non è la parte migliore, però Lorenzo Bidino è veramente un grandissimo esperto e vi spiega benissimo come il jihadismo dei fratelli musulmani è il più efficace, perché sono quelli che ti vengono incontro, ti sorridono, ti danno la mano, ti fanno vedere, ti parlano dell'Islam come religione di pace e tutto, ma in realtà hanno un'altra agenda che è tutt'altra, si sono fatti furbi, diciamo. Per resto anche noi, i mafiosi di una volta, quasi lo dicevano, oggi il mafioso puro sangue dice che lui è contro la mafia, dopodiché ovviamente fa quello che fa, ma non possiamo pretendere che tutti i jihadisti siano così scemi ad andare in TV a dire sì, io sono per i jihad. Qualcuno nei passati lo ha fatto o giustificava le lapidazioni? No, questi fratelli musulmani sono dei professionisti, sono molto più bravi dal punto di vista mediatico, ti fanno vendere quello che noi vogliamo sentire, cioè che fanno una regione di pace, ma in realtà l'agenda che hanno dietro è un'altra ed è quella di cui vi ho parlato, che trovate nel giornale. Grazie. Grazie a Davide. Prima di passare la parola a Maria Ismail, volevo assolutamente rassicurare parte della sala: la fotografa non ha sulla keffia. Credo si potrebbe dire, arrivato qualche segnalazione, non è una keffia. Maria, andate. Decisamente sì. Grazie Davide, grazie per l'invito. Grazie a tutti per essere qui. Organizzatore della serata, che è peraltro cosa del vostro vice sindaco. Voglio salutare un amico a me particolarmente caro, che è l'assessore Coloni, che stasera è con noi, e perché è una persona con cui ho iniziato a un dialogo, un confronto di idee e soprattutto di storie altre islamiche. E voglio anche ringraziare l'amico Davide con cui ho condiviso la pizza dell'Iftar, sono arrivata qui che era famosissima e come vedete non c'è nessuna controindicazione in mangiare una pizza con un ebreo. Questo per sfatare un attimo il mito dell'Islam monolitico che certamente l'Europa abbraccia modo e in maniera critica, ma che è sicuramente la base poi di una propaganda dell'Islam politico che vuole appunto che l'Islam sia in realtà una religione che non differenzia invece le correnti esistenti nella religione islamica. Sono quattro correnti sunnite, c'è cioè una grande divisione tra sunniti e sciiti, quattro correnti sunnite scuole giuridiche, la famosa Sharia, e una corrente sciita che è la sua Sharia. Però se noi andiamo a vedere bene, in realtà è un nucleo ristretto dell'Islam, con circa un 300 milioni di persone su 1.800.000 fedeli, che detta l'agenda dell'Islam. Questo cosa significa? Che la parte più ricca, quindi la parte araba dell'Islam, e quando parlo di parte araba escludo tutto quello che è il Nord Africa, perché il Nord Africa è berbero, bisogna sempre ricordare questo, arabizzato, islamizzato, ma berbero come via. E noi siamo in mano da 14 secoli a questo piccolo gruppo che nasce nella penisola arabica e si estende fino all'antica Mesopotamia, no? Quindi questo è il nucleo del problema. Il problema più grande nell'Islam è nell'Islam stesso. La suddivisione delle quattro scuole giuridiche, più quella sciita, fa sì che noi siamo nati, come religione, già in guerra dentro l'Islam. Basta pensare ai quattro califfi alla morte del profeta. Credo che sia solo morto uno di morte naturale, tre sono stati ammazzati, quindi tre su quattro, voi capite che c'è
c'è davvero un problema. Perché? Perché la base in cui è nata e si è sviluppato l'Islam è una base tribale, e quindi noi quello che oggi paghiamo è quell'antica divisione che non è mai stata superata, ma che comunque nell'espansione si è portato questo nucleo di divisione, di guerra molto forte. Oggi noi siamo in mano, senza alcun dubbio, a un Islam che in parte è wahhabita, in parte è salafita, e però sono unite entrambi da una visione, che è la visione politica. La visione politica dell'Islam nasce all'inizio del 1929 circa in Egitto con i fratelli musulmani fondati da Hassan al-Banna. Hassan al-Banna ha avuto semplicemente l'idea di coniugare quello che poi ha cercato i vari califfi, perché il califfato è colui che in qualche modo governa e amministra uno Stato, ma non può mettere becco nella religione, cioè non può portare la religione nello Stato, e anzi controlla affinché la religione non vada nello Stato. Questo è il compito del califfo. E poi c'è tutta la teocrazia dietro, che ovviamente fa il suo lavoro. Però se noi guardiamo bene, non vediamo mai che ci sia un imam, un mufti, una persona importante che sia africana, che sia indonesiana. L'Indonesia è il paese islamico più grande al mondo. Noi non abbiamo mai avuto nessun pensatore, se non quelli locali lo sanno, che non abbia origine araba. E questo ci fa capire che un altro dei grossi problemi del mondo islamico è sicuramente la discriminazione etnica, che è molto forte. C'è una forte egemonia araba, ed è, oltre a far pagare cristiani, ebrei, quello che è il dhimmi, cioè l'essere un cittadino di serie B, cioè il cittadino di serie Z, per esempio, di cui nessuno parla, che è il musulmano africano, per esempio, discriminato per il suo colore della pelle. E a tutt'oggi non si dà spazio a questo. All'africano, visto che c'è stato il primo africano che si convertì, ed era quello che con la potenza della sua voce chiamava alla preghiera, ecco, possiamo solo ambire a fare il muezzin. Quindi voi capite che nel 2019 fare solo il muezzin non è forse il caso. E se non si comprende questo, e quindi questo ci dà la possibilità di capire dal punto di vista strutturale come è fatto il mondo islamico e come è suddiviso, non solo dal punto di vista sharia, ma anche dal punto di vista etnico. La sharia è una sintesi, un'esegesi degli uomini, non è una parte del Corano, è un'interpretazione del Corano. I detti del profeta sono passaggi, racconti nei secoli raccontati. Io ho sentito che lo Shir ha sentito, che l'altro Shir ha sentito, che l'altro Shir ha sentito, che il profeta ha detto in quella circostanza. Si chiama in arabo musansara, cioè catena. Ora, sulla catena noi possiamo, quando ci succede qualcosa, non so, litighiamo di Alberto Giannoni, io vado a raccontarlo a Davide, Davide lo racconta a Lorenzo, Lorenzo lo racconta a un altro, però poi alla fine quello che esce forse è la metà del fatto. Quindi su queste due basi oggi si cerca di leggere l'Islam e fare un'esegesi diversa dell'Islam dal punto di vista del cambiamento, la modernità culturale, contemporaneità, che non è più applicabile. E questo ci porta, per esempio, a dire come l'ingegnere, grande pensatore, filosofo, Mahmoud Taha, sudanese, impiccato solo perché disse che forse era giunto il momento di sospendere le sure più lunghe, che sono quelle che danno tutti gli indirizzi legali, e riprenderci invece lo spunto delle sure più corte, che sono quelle mistiche.
Quindi favoriamo la spiritualità alla, nei confronti più della legalità, comunque della giurisprudenza islamica. L'unico gruppo islamico che ha sempre invece combattuto, portato avanti le idee più della spiritualità sono i sufi. E i sufi sono presenti in tutto il mondo islamico, soprattutto quello africano. Io sono sufi, sono musulmano, africano, sono sufi, sono una persona devota, non ho nessunissima voglia di cambiare la mia religione, quello almeno che mi dà il credo che io seguo, e sono nata in un paese come tutta l'Africa subsahariana dove convivevano tranquillamente chiese, moschee, sinagoghe. Mogadiscio, per chi non lo sa, ex colonia italiana, aveva tutto quanto vicino. C'era la cattedrale di Mogadiscio, che era di fronte alla grande moschea di Mogadiscio, una di fronte all'altra. E nessuno si è mai sognato, almeno fin quando io sono stata in Somalia, fino al 1980, si è mai sognato di mancare di rispetto a chi pensava diversamente, chi aveva una fede diversa da quella nazionale. Nella stessa comunità somala avevamo, come dire, somali cristiani, somali ebrei, somali buddisti, insomma, cioè di tutto e di più. Quindi lo sconcerto più totale è quando al crollo del muro di Berlino, io almeno do più o meno questa confine del cambiamento dei paesi socialisti arabi e musulmani africani, c'è stato un cambiamento, quindi i blocchi sovietico e americano in qualche modo si è come dire, raffreddato, rinfrescato, non sembra che c'è una guerra fredda, comunque si sono tranquillizzati e ha lasciato in mano una prateria aperta a tutto quello che è l'Islam politico che già covava. Nasser già metteva in galera i fratelli musulmani, in Tunisia se ne sono ben guardati, nello Yemen pure, e da lì pian pianino nacque quello che è la parte più nefasta della storia contemporanea islamica, che sono le primavere arabe. Le primavere arabe hanno spodestato certamente regimi corrotti, certamente personaggi non più presentabili, ma dall'altra parte ha aperto e spalancato la porta a quello che è oggi l'orrore del califfato dell'ISIS, di Al-Qaeda, per quanto riguarda il mio paese, di 30 anni di guerra civile e jihadismo con gli Al-Shabaab, in Nigeria con Boko Haram e tutto quello che noi sappiamo che poi abbiamo avuto come coda in Europa. Ma le prime vittime sono musulmani. Quando noi andiamo a fare una quantificazione dei morti, siamo quelli che rimaniamo tutti i giorni sul campo. Lorenzo ha citato la storia di mio fratello. Mio fratello è uguale a tantissimi altri somali che tutti i giorni, ancora oggi, resistono nonostante le bombe quotidiane che ci piovono sulla testa. Però è un'altra storia che non facciamo in testa. E allora che cosa significa? Significa che richiamo il termine che ha detto Davide sullo sterminio di culture. Noi siamo il laboratorio che l'Europa, l'Occidente può guardare come hanno sterminato la nostra cultura. La cultura africana, somala, è stata ostaggio, è stata livellata. Noi non usiamo più i nostri costumi colorati, ma chi gira lo liscio gira come un fantasma, perché se no le donne, se non sono coperte da capo a piedi, vengono decapitate nelle piazze immediatamente. Questo significa poi il passaggio dall'Islam politico all'Islam dittatoriale. Lo sa molto bene l'Egitto, con tutto quello che è successo, con Morsi, lo sa benissimo lo Yemen oggi è lacerato da una guerra civile pazzesca fra sciiti e sunniti, lo sanno gli iracheni, lo sanno gli afghani. Avete sotto gli occhi tutto quello che si sta dicendo dal punto di vista teorico e che sembra lontano, ma non è così lontano.
è vicino ed è rappresentato in maniera, come dire, molto educata, in giacca e cravatta, molto forbita, perché è dal 1980. Io ho i primi nuclei di studenti musulmani li conobbi a Bologna, dove fu formato l'Unione degli Studenti Musulmani d'Italia, che oggi sono diventati l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, sigla nota come UCOI, che è firmataria del patto nazionale tra lo Stato e le comunità islamiche. Io stesso ho firmato questo patto, ma so benissimo che la mia presenza significa che non deve essere assolutamente egemone quella parte dell'Islam politico che comunque siede nelle istituzioni. Inutile girarci intorno, ce l'abbiamo a casa, li abbiamo votati, si sono presentati. 3 giorni prima delle amministrative di Milano del 2016, dove erano in competizione Parisi da una parte e Sala dall'altra, il signor Tariq Ramadan, che tutti ben conoscono, capo del Fratelli Musulmani in Europa, nipote di Hassan al-Banna, fondatore dei Fratelli Musulmani in Egitto nel 1929, venne nella camera, nella sala di Vittorio, la camera del lavoro di Milano, CGL, a fare un bellissimo discorso alle comunità islamiche a lui affiliate e disse: è tempo di intraprendere il jihad della comunicazione. Significa non più parole di fuoco, non più azioni violente, ma persuasione. Persuasione utilizzando il sunto della parola Islam, salama, pace. Quando noi andiamo a fare la ricerca della parola Islam, la radice è pace, che viene presentata come sottomissione, che è una derivazione. Certo, ci si sottomette, ma ci si sottomette, come dire, come scelta personale, ma è più la parte della pace, con tutte le religioni monoteistiche, che in qualche modo è stata presa e resa politica. Quindi, con grande affabilità, noi abbiamo poi le sottomarche, quindi abbiamo le donne musulmane, i giovani musulmani, gli uomini musulmani, sempre musulmani, sempre musulmani, sempre questa parolina, perché? Perché è politica. Quando noi accendiamo la televisione, noi vediamo ragazze, perché si mandano sempre avanti le donne, no? Fa parte della strategia della comunicazione. Quindi le ragazze sono tutte velate, sono tutte belle, truccate, parlano benissimo l'italiano, sono velate. Se dovessi mandare mia figlia, mi suppose la fila, perché non ha un connotato islamico, ma quel connotato islamico, quel velo che noi vediamo, è un velo politico. Se voi fate un passino indietro, senza andare a studiare testi stratosferici, fino a 15 anni fa, noi comunque, la comunità islamica, 1 milione di musulmani, noi l'avevamo già in Italia. Quante donne velate con quel velo vedevamo 15 anni fa nelle nostre strade? Se ci pensiamo un attimo, pochissime, ed erano veli tradizionali. Ieri io ho fatto una foto in un centro commerciale di Milano, siamo oltre il hijab, abbiamo il niqab. Questo fa parte della strategia di comunicazione, quindi vuol dire marcare il territorio. Non c'è chi marca con la kefia, poi abbiamo scoperto che non è la kefia, c'è chi marca con l'immagine di Che Guevara, cose assolutamente legittime, non, ognuno fa, dice, si veste, che sono come lui, una grande liberale, come se socialista, però. E... No, ma su questo possiamo aprire una serata e voglio combattere. Quindi, giusto per... ci sono tanti modi per esprimere la propria appartenenza. C'è chi porta il crocifisso, chi porta la kippah, chi porta... però l'Islam non ha mai portato il velo, le donne musulmane non hanno mai portato il velo. Hanno iniziato a portarlo in questi anni. E solo quel velo. E quindi è diventato
un marchio, un brand. Io non posso definirmi musulmana, cioè sono nella situazione che diceva lui, non minimizzare, non generalizzare, io sono fra l'incudine e il martello, perché se parlo senza fazzoletto in testa non sono credibile. Se io mi metto il fazzoletto in testa, cari signori, sareste tutti tutte le sere. Non so. Probabilmente sarai l'ultimo dell'Italia, perché conosco la mia religione, perché mi acconcio come di dovere, e allora sono rispettabile. Rifiuto questo. Io sono rispettabile, riconosco le stesse cose con la mia testa aperta. Se voglio mettere il mio fazzoletto tradizionale, lo metto, vado al matrimonio vestito che sembra un uovo di Pasqua, sono contentissima, con i miei colori africani di cui sono estremamente fiera. Questo è distruggere una cultura. 9 anni fa io conobbi Alberto Giannoni, perché stasera siamo qui per lui e io gli ho dedicato la mia giornata di Ramadan, e siamo qui perché 9 anni fa iniziò una strana battaglia a Milano, in cui mi trovai del tutto, io sono una persona profondamente laica, ho la mia fede, ma non sto a scelerarmi su quanto sono più o meno islamico il mio vicino di casa, piuttosto che, ecco, per inciso anche un marito cristiano, quindi figuriamoci, cioè sono lo simolo della socialista liberale, quindi questo sono fieramente, ho varie identità, le porto tutte con grande grazia, spero. E allora mi sono trovata 9 anni fa in una battaglia assurda, perché ricevetti una lettera da 5 ragazzine musulmane di Milano, e io sono un po' vista come la zia per l'età che ho, e loro mi hanno detto: guarda Mario, noi abbiamo pensato di scrivere questa lettera a Giuliano Pisapia, il nostro sindaco, perché siamo preoccupate. E le ragazze erano egiziane, marocchine, insomma erano tutte musulmane. E io lessi questa lettera, però non vidi la loro firma, e chiamai una delle promotrici e disse: ma perché figliola non c'è la firma, non ci sono le firme? Perché noi abbiamo paura. Come paura? Siamo in democrazia, non è possibile una cosa di questo tipo. Ma sì, noi abbiamo paura, abbiamo genitori, non vogliamo che ci succeda niente, siamo giovani, siamo studentesse, e tocchiamo dei punti molto delicati. Cosa chiedevano in sostanza queste 5 ragazze? C'era in alto il bando per i luoghi di culto, e la giunta Pisapia cercava appunto di in qualche modo non aggirare, ma cercare di coniugare la libertà di culto, perché è un diritto dovere sancito dalla Costituzione, con quella che era la legge del penale sui gli spazi per il culto. E mise a bando 3 aree per le religioni minoritarie, quindi l'Islam, credo anche gli evangelici, eccetera. Ebbene, queste ragazze chiedevano semplicemente questo, 3 cose. Che fosse una moschia, che fosse o fosse una moschia trasparente, che fosse una moschia che avesse la condizione, il ruolo della donna molto, molto centrale, e che i soldi dovevano essere soldi italiani, non soldi stranieri. Per me pareva una cosa ragionevole, la feci mia, ma poi se è un problema di firma, la firmo io. Fra le altre cose, parallelamente a questo, io ero anche membro della segreteria metropolitana del Partito Democratico, da liberale e socialista, militavo soprattutto per alcune cose lì. E quindi dissi: vabbè, abbiamo il nostro sindaco che abbiamo votato, non vedo perché non si possa fare, portare avanti questa posizione che mi sembra legittima e sensata. Bene, da lì sono diventato un target dentro il Partito Democratico.
politico, mi vollero quasi scomunicare, se non che il giornale fece una campagna pazzesca su di me e ritirarono la scomunica. Oggi chi ha fatto questo era l'ex segretario del Partito Democratico, faccio nome e cognome, non ho nessun problema perché già mi ha denunciato, già vinto, e si chiama Pietro Mussolati, è un consigliere regionale, e scatenò una guerra sulle mie posizioni. Le mie posizioni laiche, di musulmana laica, donna nera. Ho avuto conto di tutti, ma non ero un problema. Sono andata avanti perché sapevo, conoscevo bene la mia religione, sapevo i punti che si stavano toccando e sostanzialmente cosa successe? Che durante la campagna elettorale per Milano, vicino a mio nome misero un'espressione dei fratelli musulmani che oggi è consigliera. Non ho nessun problema a dirlo perché per la seconda volta ho vinto, ben due giudici di Milano mi hanno dato ragione su ben due denunce fatte dall'Islam politico e dal Partito Democratico. Allora, io lì ho capito il terrore di queste ragazze. Ditemi voi quale cittadino normale che si alza al mattino deve andare a lavorare e deve mettere pranzo e cena insieme e crescere i propri figli, per inciso musulmano, si deve fare un calvario di questo tipo. A me è andato bene perché dietro sono riuscita a far ragionare, a creare questo senso. A me è andata bene perché sfortunatamente il sangue di mio fratello mi è diventato. E tutte le volte che penso a questo mi si lacera il cuore. Perché non deve essere necessario passare attraverso il sangue per avere un proprio diritto. Il diritto di essere rappresentati, di avere il diritto di autorappresentarsi, il diritto di raccontare che la mia religione è una religione violentata da gente senza scrupoli, che ha come tutte le religioni del bene e del male dentro, però il male si può superare, possiamo farcela, possiamo rivedere, rileggere, rimescolare le cose e dire ok, se io eredito la metà, ieri ereditavo la metà dai miei genitori, oggi posso ereditare lo stesso come i miei fratelli perché è cambiato il mondo, perché le donne hanno bisogno di avere dei soldi per andare avanti. Se io voglio sposare un uomo che non è musulmano, fra le altre cose nel Corano non è neanche imposto, nel Corano non è imposto il velo, nel Corano non è imposto che io sia meno di un uomo. Ma nel Corano si dice che io e l'uomo siamo davanti a Dio uguali. E allora perché non possiamo riprenderci quella parte? Perché non possiamo riprenderci la parte dove ci dice certo, c'è la parte combattete gli ebrei, combattete i cristiani, però dall'altra parte ti dice anche sono la gente del libro. E allora perché non possiamo sospendere quando si dice combattete i cristiani, combattete gli ebrei? Sostanzialmente oggi non si può fare, sostanzialmente oggi l'Islam ha posto fuori legge la schiavitù perché non è più applicabile, ma allora perché non possiamo applicare la stessa cosa dall'altra parte? Chi ce lo impedisce se non la nostra volontà umana e la nostra volontà politica? E quindi siamo tra l'incudine e il martello in questo senso. Qui con grande fatica stiamo cercando di emanciparci. Le donne curde sono un esempio. Non hanno aspettato le femministe europee, hanno preso loro il fucile e si sono difese. Dall'altra parte che cosa abbiamo? Abbiamo un'Europa prona rispetto ai petrodollari e che apre la porta a qualsiasi tipo di dipendenza senza capire che dall'altra parte ci sono milioni di persone che stanno combattendo per un'altra cosa. E questi milioni di persone sono silenziose. E allora, se il mio compito di musulmana è difendere la mia religione, beh, io la devo difendere da chi la promuove come strumento di morte. Una religione non potrà e non può essere mai uno strumento di morte, se no è morta. E se i musulmani ricchi vogliono questo, o noi lo impediamo, oppure saranno loro a cancellare l'Islam.
ringrazio molto per l'invito, ovviamente mi scuso anche per il ritardo che ho cercato di mantenere letteralmente correndo. E, oltre a essere onorato di essere qui con voi, sono anche sono anche molto contento, perché sono sicuro di trovare qui alla Liberale degli interlocutori che hanno a cuore la questione, l'assessore Foroni per primo, e altri amici di Lotta Liberale, che hanno a cuore la questione come ce l'ha a cuore chi ha una sensibilità antitotalitaria, perché di questo si tratta di un nuovo, quando parliamo di islamismo parliamo di un nuovo totalitarismo. Allora, Maggi prima ha usato la categoria della razionalità e parlando dell'attività di Lotta Liberale tempo fa mi ha detto: il liberalismo è contro il giudizio. A questo aggettivo mi è piaciuto moltissimo e ho pensato che qui si tratta più o meno della stessa cosa, o meglio, io ho provato a fare la stessa cosa. In che senso? Nel senso che il libro si inserisce in una collana che si chiama Fuori dal Coro, no? E quindi i cori ce ne sono almeno due, no? Cioè, il coro di chi dice non c'è problema, di chi dice l'Islam religione come un'altra, tutto normale, insomma, il renovarismo dicono in Francia, cioè non c'è niente a che vedere, se c'è un attentato non ha niente a che vedere con la religione e così via. Cioè che il coro speculare, se vogliamo, cioè l'impostazione o il pregiudizio automatico di chi ritiene che sia al contrario tutto l'Islam sia tutto uguale, sia tutto nero, sia tutto minaccioso o ugualmente problematico. E noi sappiamo che non è così. La presenza di Marian ha questo significato, ha questa importanza, per questo lei è la vera protagonista di questa occasione. Quando Marian ha postato quella foto, sembra un dettaglio, quella foto scattata al centro commerciale di Manola con una signora musulmana accompagnata dal marito e dai bambini, completamente mortificata, più che avvolta dal suo nikab, cioè da questa veste nera che la lasciava solo scoperti gli occhi, colpiva la presenza e l'abbigliamento del marito, oltre a indicare, colpiva molto anche il contrasto con la presenza attenta e vigile del marito, abbigliato in modo completamente occidentale, sportivo, come può essere qualunque altro cliente di un centro commerciale della periferia di Milano. E fra i commenti che ci sono stati su Facebook a questa foto che Maria ha pubblicato, a me ha colpito il commento di un esponente politica della sinistra milanese che ha detto: a me danno fastidio quelli che vanno in giro vestiti di verde. Ecco, io ho visto in questo commento, in questo atteggiamento, in questa riflessione così superficiale, veramente il segno di un'incomprensione drammatica che non è solo limitata a questa persona che insomma ha un incarico non è anche così importante, ma che va molto oltre. Ecco, io è vero, come dice Maggi, che cerco di sottolineare anche in questo lavoro, in questo piccolo volume, la distinzione fra l'Islam e l'islamismo, cioè fra la religione, insomma, deve essere rispettata perché è giusto rispettare le persone che, come Maria, la vivono in modo pacifico e democratico, direi, e laico, se vogliamo usare questo ulteriore ossimoro. Io non ho inteso quello di affrontare una questione teorica o teologica o dirimere questioni attinenti alla natura dell'Islam o alla natura dei suoi rapporti con le altre religioni che Davide, in ogni caso,
caso ricordava poco fa, che sono molto, molto complessi. Io, proprio con questo metodo che possiamo chiamare empirico, ma che poi alla fine coincide con il lavoro di un cronista, ho cercato di raccontare dei fatti, raccontare dei nomi, stabilendo dove è possibile dei collegamenti, cercando di non sentirmi ingaggiato in una battaglia, in una crociata di tipo ideologico, ma cercando anche di esercitare la libertà di dire le cose come stanno, di dire le cose come sono, come le ho viste, senza voltarmi dall'altra parte. Ecco, alla luce di questo, che poi è stato il mio lavoro negli ultimi anni, io posso dire che c'è stata una generale sottovalutazione di questo fenomeno, c'è stata una generale e drammatica sottovalutazione di questo fenomeno, sia nei primi anni 90, quando l'islamismo ha assunto in tutto il nord Italia e a Milano le forme di un reclutamento vero e proprio. Milano è stata negli anni 90 un crocevia di movimenti jihadisti e ci sono delle vicende che devono essere ricordate e che sono misconosciute o totalmente sconosciute, eppure sono di una gravità clamorosa. Cioè l'imam del principale, allora, del principale centro islamico di Milano è andato, perché svolgeva un'attività, diciamo, parallela di svistamento, di reclutamento, è andato a morire in Bosnia, dove aveva una funzione di capo spirituale del battaglione di Mujahideen. Il successore di questo imam è quello che ha condotto quella strana, quella singolare manifestazione preghiera che si è conclusa con una massa di persone inginocchiate e rivolte verso la Mecca in piazza Duomo a Milano. Quel signore lì che ha guidato quella preghiera è stato condannato con sentenza passata in giudicato in Italia con l'aggravante di terrorismo. Adesso non si trova più in Italia. E io parlo soprattutto di Milano perché è stato il centro del mio lavoro, ma la cosa non riguarda solo Milano, riguarda per esempio tutto il nord-est che era interessato da rapporti molto intensi con tutta l'area balcanica che dopo il crollo del regime comunista è stata teatro di scontri e atti non religiosi. E, insomma, a Milano ancora c'era una casa allestita allo scopo di accogliere e smistare militanti jihadisti, anche se forse allora non si chiamavano già in questo modo. E c'è stato in Lombardia, è stato concepito a Milano e con un'auto targata Bergamo è stato concepito e realizzato il primo, quello che è considerato dagli esperti, il primo attentato jihadista d'Europa, quando quest'auto è stata scagliata contro una caserma a Fiume, nell'attuale Croazia. Questa è la dimensione jihadista, la dimensione dell'islamismo violento, militare. Adesso possiamo dire che le cose sono innegabilmente cambiate e ci troviamo di fronte a una dimensione nuova, è quella che nella preparazione del libro firmato appunto da Lorenzo Bellino, che è uno dei massimi esperti dell'islamismo, dell'estremismo islamico, lui definisce come il pericolo maggiore che ci troveremo a dover affrontare. Lui dice, Bellino dice, traducendo la sua capacità di analisi in capacità di sintesi sicuramente superiore alla mia, dice attenzione perché la jihad è la punta dell'iceberg, ma quello, il problema vero, il problema più insidioso che ci troveremo ad affrontare sarà l'islamismo ideologico. Ora non c'è dubbio che è molto più difficile riconoscere e delineare le caratteristiche di questo islamismo ideologico, cioè la tradizione militante e politicizzata dell'Islam. Non c'è dubbio che la questione sia effettivamente complessa. Mi viene in mente che proprio qui a Lodi, poco meno di un anno fa, si è parlato di un fatto di cronaca, ne abbiamo dato conto anche noi, che in effetti era difficile da vi ricordate sicuramente, difficile da inquadrare, perché sostanzialmente era un progetto che era stato studiato, questo appunto, ora non vorrei inchiodare la questione su categorie troppo restrittive, perché non si tratta di attribuire responsabilità.
qualità, ma solo, ne parlo solo per appunto come esempio di una effettiva complessità della questione. C'era un progetto concepito per venire incontro in qualche modo alle pazienti donne musulmane, prevedeva il fatto che fossero curate o trattate dal personale esclusivamente femminile. Poi c'era questo progetto, non si è capito bene se fosse effettivamente un protocollo oppure no, ma insomma si prevedeva anche la possibilità di usare materiali particolari che andassero incontro a quelle che sono le prescrizioni, le tradizioni di natura religiosa. Insomma, questo per dire che le questioni sono delicate e sono anche vicine alla nostra vita di tutti i giorni, alla vita dei nostri amici, dei nostri familiari. Quello che Didino individua come l'islamismo ideologico ha delle caratteristiche ricorrenti, di cui anche Davide ha parlato poco fa e anche l'assessore. Indubbiamente l'antisemitismo è la principale di queste caratteristiche, quella che emerge con più frequenza. E a tal proposito noi dobbiamo ricordare che i centri islamici di Milano non hanno più rapporti con la comunità ebraica, per esempio dal 2013, cioè da sei anni ormai. Davide è stato protagonista di questa vicenda quando ha denunciato con altri il fatto che il massimo, l'ospite principale del Ramadan, che fu ospitato all'Arena Civica di Milano nel 2013 e accolto con tutti gli onori anche da un rappresentante del comune di Milano, che probabilmente era ignaro, totalmente ignaro, non sapeva che si trovava di fronte, questo ospite principale di questo Ramadan era un presunto sapiente giordano palestinese che poi si scoprì poco dopo in quei giorni aveva in un'intervista, il video forse è ancora reperibile su YouTube, aveva glorificato il martirio dei bambini in terra di Israele. Quindi qualcosa che ricorda l'episodio che citato poco fa, l'episodio di quella moschea statunitense di cui si è occupato il giornale proprio in questi giorni. E sempre per restare sul tema dell'antisemitismo, un anno e mezzo fa, il fatto di Piazza Cavour, una manifestazione simile si è conclusa con delle grida apertamente jihadiste o antisemite. Di recente un altro fatto di cui per fortuna si è parlato in modo con una maggiore attenzione probabilmente, e di cui è stato protagonista anche l'assessore Foroni, nella fine settimana di Pasqua, un grande evento promosso e organizzato in una specie di scuola, cioè un grande locale della periferia milanese con la forma di un evento con ospiti, cantanti. Sì, anche per attirare i giovani. E con ospiti che sono stati centellinati, annunciati a poco per creare anche la dovuta suspense. E però via via che sono stati annunciati erano sempre più inquietanti. Si è parlato molto di questo imam che aveva tenuto una dissertazione in TV sull'educazione delle donne. A dire di no, gli altri, che come ho detto prima, non erano da meno perché erano tutti più o meno appartenenti all'area dell'islamismo, dell'integralismo. Ha colpito molto questa vicenda di questo imam che appariva con dei bastoni e parlava, si dedicava a questo tema. Lo faceva nella prima parte della sua intervista sconsigliando l'uso di questi bastoni che teneva in mano per l'educazione delle donne. Lo sconsigliava perché sosteneva, ovviamente non cito in modo testuale, ma sosteneva che l'uso dei bastoni potesse essere una complicazione, che poi insomma le cose si mettono male, bisogna discutere, a volte insomma è meglio non farlo, diceva, è meglio
anche perché le donne vanno pestate con si vanno percosse col fazzoletto. Lui si chiamava alle scuole giuridiche islamiche secondo le quali vanno percosse con il fazzoletto con lo zucchero. Allora ho citato l'assessore Fornari perché l'assessore Fornari è stato quello che ha capito per primo questa vicenda, forse è stato quello che diciamo ha avuto il coraggio di intervenire per primo e soprattutto di tenere il punto, perché poi una volta raccontata la vicenda nei giorni successivi c'è stato anche il tentativo di mistificare, perché la controparte o comunque qualcuno del mondo islamico che aveva più a cuore la reputazione di questo signore evidentemente ha fatto circolare un video in cui c'era soltanto la prima parte della sua intervista, quella in cui sembrava in effetti sconsigliare, e non c'era tutta la seconda parte in cui invece ammetteva esplicitamente l'uso della violenza, fra l'altro in modo proprio esplicito e come un consiglio nel caso in cui l'uomo si trovi di fronte a una donna, come che diceva? Sì, una donna affetta da disturbi di masochismo e ovviamente diagnosi penso che fosse, come dire, lasciata al marito. E c'è stato il tentativo appunto un po' di mistificare e un po' anche di sottoporre questa questione a un controllo non di autenticità, che sarebbe ovviamente legittimo, ma una specie di controllo di correttezza politica, per cui insomma risultava che tutto sommato non aveva detto niente di male. Io a me non è sembrato vero che ci fosse qualcuno, soprattutto a sinistra, perché voglio dire, è lì che si trovano quelli che con maggiore orgoglio rivendicano, probabilmente a torto, alla luce di ciò, la battaglia per l'emancipazione, per la libertà, cioè, ecco, che ci fosse proprio chi minimizzava, e chi considerava dopo tutto normale, in fin dei conti normale, che ci potesse essere un imam con un bastone in mano su come e quando si possono o non si possono pestare le donne. Grazie a Cielo il consiglio regionale ha approvato un documento molto netto su questo proposto dall'ex assessore Beccalossi, ha votato all'unanimità, cosa piuttosto rara, credo, un documento che biasimava la presenza in città o in regione, insomma, una cosa, la presenza di ogni persona che propugnasse idee di questo tipo, a prescindere, questo è giustissimo, a prescindere dalla sua religione o dalle sue idee o dalla sua cultura. La questione, ora io non so effettivamente a Lodi come la questione dei centri islamici, se si pone in modo altrettanto urgente come a Milano. A Milano Marian ha ricordato il progetto che sotto l'amministrazione Pisapia era stato concepito, quello delle tre aree da mettere al bando, e un progetto che poi è naufragato un po' per l'approvazione della legge regionale che individua paletti molto vincolanti per l'edificazione di nuovi luoghi di culto e lo fa dal punto di vista urbanistico, perché questo può fare la regione. Quel progetto è naufragato secondo me anche grazie alla battaglia che ha fatto Marian, che in quell'intervista che lei ha voluto ricordare disse, sorprendendo tutti, in particolare i suoi compagni di partito di allora, disse: io non intendo mettere piede in una moschea in cui i responsabili non conoscono la differenza tra la religione e la politica. La cosa è stata abbandonata, nel frattempo ci sono state nuove elezioni e subito dopo la formazione della nuova amministrazione comunale è stata ripresa in termini più o meno simili, perché è stato redatto questo piano delle attrezzature religiose che è conforme alla legge
diciamo che risponde a, quello che, a ciò che prevede la legge regionale. Questo piano inserito nel PGT prevedeva due nuovi centri, due centri da realizzare ex novo e quattro da sanare. Qui l'assessore ha frenato. Mi sembra che la questione sia che il comune dice saniamoli, l'assessore e la regione visto che il comune dice sono informali, perché non viene usata, non viene usato l'aggettivo abusivi, non viene usata questa forma così edulcorata, informali, e saniamoli. E la regione con l'assessore che è presente dice, visto che sono, se non ho capito male, dice visto che sono abusivi e non informali, bisogna intervenire così come si interviene quando l'abuso viene contestato a chiunque altro, con le sanzioni, con il ripristino, eccetera. In almeno quattro di questi centri, in almeno tre di questi quattro centri ci sono dei problemi non dal punto di vista della sicurezza o di attività illegali, ma problemi dal punto di vista della compatibilità democratica, chiamiamola così, della compatibilità con quelli che sono i diritti, con quelli che sono le caratteristiche della nostra democrazia liberale. Uno è il centro a cui accennava poco fa Davide, quello gestito dai turchi di Milligorus, e non è un dettaglio il fatto che il centro delle associazioni islamiche di Milano avesse concepito delle borse di studio per la formazione dei suoi imam insieme alla direzione degli affari religiosi della Turchia, ovviamente, la Diyanet. Un altro di questi tre centri è un centro diciamo egiziano che è nato per filiazione da quello di Viale Jenner, che è il centro di cui parlavamo poco fa, che aveva avuto quei due imam poco rassicuranti, e il terzo è un centro, questo è un centro molto opaco, diciamo così, fa poco parlare di sé, questo non so se sia una cosa, se sia un bene. Il terzo è il centro di Cascina Gobba, e che questo io lo ricordo perché è significativo, nel giorno in cui ha dovuto ospitare i consiglieri comunali della commissione impegnata nei sopralluoghi che dovevano essere appunto finalizzati all'esame di questo piano delle attrezzature religiose, e accolse i consiglieri comunali l'uomo che accolse i consiglieri comunali di Milano era un salafita, un telepredicatore, amico di personaggi poco raccomandabili, che era conosciuto per avere difeso Giuliano Del Nevo, per aver elogiato Giuliano Del Nevo, che era il primo a fare il fight. Allora, adesso concludo. In che modo si può concludere? Io credo che alla luce di tutta questa vicenda, di questi casi, di questi nomi, di questi collegamenti, sia del tutto legittimo che ci sia chi mette un freno e che ci sia chi chiede piena garanzie di ogni tipo, non solo dal punto di vista della sicurezza dei centri, ma anche dal punto di vista del profilo ideologico di chi li guida. Ci sono delle proposte depositate in Parlamento, io conosco tre proposte depositate da esponenti della Lega, credo che l'onorevole Guidesi sia di questa città, fra l'altro. Ecco, a proposito dei fondi esteri, questa proposta depositata da Guidesi, esponente della Lega, prevede la pubblicazione dei bilanci dei centri islamici alle Camere di Commercio e vieta i finanziamenti esteri. Una cosa rilevante, una cosa importante, perché una norma che sarebbe paragonabile a quella che ha consentito all'Austria di intervenire con le espulsioni di decine di imam. Una ulteriore proposta invece si concentra sulla figura dell'imam.
stabilendo requisiti simili a quelli che Mariam, a quelli che erano contenuti nel protocollo di cui parlava Mariam, quindi requisiti che, di cui si parla spesso, cioè i sermoni italiani, l'iscrizione a un albo, e si aggiunge un ulteriore requisito che è una sorta di giuramento, di lealtà alle istituzioni, che mi sembra una cosa interessante. Dicevo che mi sembra giustificato il fatto che in assenza di garanzie, in assenza di un quadro normativo come potrebbe essere quello risultante da queste proposte, ci sia la massima cautela e la massima prudenza. Sì, la massima prudenza, la massima cautela, perché insomma, se si tratta di realizzare e affidare delle moschee a Maria Ismailo, quelli come lei, io credo che nessuno non possa avere dubbi. Noi facciamo un titolo, il giorno dopo quell'intervista facciamo un titolo: date la moschea a questa donna, perché il giornale era un titolo piuttosto impegnativo, e non solo perché era allora un esponente del PD. Nel caso in cui non ci siano queste garanzie e non ci sia questo quadro normativo, è meglio insomma tenere alta, è bene, è giusto tenere e andarci con piede di piombo sicuramente. Grazie. Apro la sessione delle domande con una domanda un po' provocatoria, come mio solito ultimamente, perché secondo me oggi non abbiamo proprio preso la questione proprio di petto. Siamo stati un pochino politicamente corretti. Cioè, quando io sento parlare di islamismo ideologico, non capisco cosa possa essere, nel senso che non sento parlare di cristianesimo ideologico contrapposto al cristianesimo, no? Quindi, cioè, secondo me la vera domanda che dovremmo fare è: l'Islam ha intrinsecamente qualcosa di totalitario, qualcosa di violento, qualcosa di, insomma, che censura il libero pensiero, eccetera, no? E faccio questa domanda anche perché ricordo ad esempio Bassani, che era stato qua qualche mese fa, che diceva l'Islam ha prodotto la più grande quantità di morti nella civiltà umana, perché non so, il nazionalsocialismo e l'arianesimo di Hitler oppure il comunismo nella storia non hanno fatto così tanti morti come l'Islam nel corso dei secoli, per motivazioni proprio legate alla jihad, quindi alla guerra e alla religione. Diceva passare circa 200 milioni di morti. Adesso non sto difendendo queste, però è proprio la tematica che voglio portare oggi e che vorrei anche che rispondesse anche Ismail. E poi fra l'altro c'è un articolo che ho letto qualche tempo fa che trovo interessantissimo, di Guglielmo Piombini, che è un liberale libertario italiano che ha scritto un po' di articoli interessanti, e diceva, lo sposo la sua teoria, io sono piuttosto ignorante nell'argomento, non mi sono mai interessato, però mi interessava particolarmente il suo articolo, perché diceva che l'Islam, anche nell'epoca d'oro dei pensatori islamici, in realtà è sempre stato contrario alla produzione di cultura, di scienza, perché ad esempio la cultura ellenica che c'era nei paesi conquistati dall'Islam è andata in realtà spegnendosi nei secoli, e tutti quei traduttori famosi che abbiamo, o meglio molti dei traduttori che hanno riportato il pensiero ellenico nell'Europa, erano in realtà dimmi cristiani e non musulmani, mentre tanti musulmani, adesso cito ad esempio Razi, Farabi, Avicenna, Averroè, sono quelli dell'epoca d'oro musulmana, in realtà erano osteggiati e perseguitati dalle autorità politiche e religiose musulmane, mentre altri teologi importanti musulmani tipo Al-Ghazali, che non conosco, però attaccò il razionalismo greco, e quindi diciamo che la
filosofia greca, il logos greco, non era piuttosto inconciliabile col pensiero seguito islamico. E ci sono tanti falsi miti, dice per esempio Guglielmo Piombini, ad esempio tutte le varie ricerche, le varie scoperte portate dall'Islam nel mondo occidentale, in realtà non sono scoperte dell'Islam, i numeri arabi ad esempio vengono dall'India, semplicemente l'Islam era in mezzo tra la cultura a est e quella occidentale europea, e in qualche modo ci ha portato quella cultura, quindi addirittura Piombini dice parassitismo culturale, nel senso che l'Islam ha vissuto dei fasti di alcune civiltà anche che poi ha conquistato, che si sono, che la cui cultura poi si è spenta nel tempo, e addirittura l'Europa poi nei secoli bui avrebbe, secondo appunto queste teorie, vissuto una minor fioritura proprio perché non arrivavano neanche la letteratura dal Bisanzio, dall'impero dell'Oriente che ancora era fiorente, proprio perché i mari erano difficilmente percorribili, e ci sono fra l'altro alcune storie, ad esempio Pipino il Breve che vuole farsi spedire i libri da Costantinopoli, che insomma vanno un po' a validare queste teorie, diciamo. Quindi insomma ho detto tante cose, di troppe, e vorrei essere curioso di sentire un po' l'opinione di tutti, soprattutto ovviamente di Mario. E quindi sintetizzo la domanda, la tocco piano. E posso rispondere? Rispondo piano. No, guarda, qui siamo nel campo della non generalizzazione, no? Perché poi si prende questa, ovviamente ci sono. Sono le posizioni di un modo capire. E allora ci sta facendo. Rispondo io, no? Dai, sì. Ce l'ho anche. No, guarda, io credo che la verità stia sempre in mezzo. Sicuramente l'Islam, certo, così non devi usarlo, ok? Sicuramente l'Islam è stato un veicolo di conoscenza, c'è poco da fare, da dire, nel senso che è trascritto in moltissimi testi. E la grande sfortuna, se vogliamo, dell'Islam è che quella parte più illuminata, siccome c'è, proprio detto, per la tua conoscenza vai anche fino in Cina, cioè non c'è limite alla conoscenza. Anzi, la gente viene sospinta per conoscere di più. Il problema è noi abbiamo avuto Al-Ghazali, ma nessuno parla della sua controparte che è Ibn Arabi. Ibn Arabi è un grande pensatore da cui Avicenna e Averroè hanno preso spunto per andare a rendere una cosa che è importante, che non è ancora stata risolta nell'Islam: la separazione tra le religioni e Stato. Laddove c'è questo connubio, ovviamente vi è una desertificazione culturale e uno stop a tutto quello che è il principio della emancipazione o della modernità o della conoscenza. Però, senza prolungare troppo, perché sennò veramente fino alle 2 del mattino mi trovi a punto per punto decostruire la teoria costruita, perché c'è anche dall'altra parte ed è giusto sapere la controparte cosa propone. E si parte per esempio da un Dante Alighieri si è rifatto alla scala di Gerusalemme, dove il profeta andò a visitare i sette cieli, l'inferno, il paradiso, questo è con il suo cavallo alato, un pezzo della storia islamica molto importante, arrivato fino a Dante Alighieri, di cui c'è un testo, forse ti passo anche il link, un testo che analizza e confronta i due racconti, la Divina Commedia e il volo notturno del profeta nel paradiso, inferno e purgatorio che fosse. Ma il punto è, secondo te, in
1.800.000 persone sono state convertite con la forza. Allora, si attecchisce e se abbiamo una quantità così enorme, significa anche rivedere un'alleanza al di fuori da quello che è il connubio religione-Stato. È un discorso molto difficile, molto sottile, ma secondo me è quella terza via che fa sì che possa essere una salvezza per l'Occidente, per i suoi valori, per tutto quello che noi crediamo. Ma addirittura io oso ancora lanciare di più la pietra, anche il superamento dei rapporti con Israele, per esempio, andando a separare questa situazione che ha reso islamico qualsiasi tipo di problema, qualsiasi tipo di problema economico, sulla finanza islamica, il problema dei diritti, il problema della relazione con Israele, la questione palestinese israeliana, che non è più una questione politica ma è diventata una questione religiosa. Cioè, si toccano punti molto importanti, ma vi assicuro che 1.800.000 persone non ha nessunissimo interesse né a combattere l'Occidente, ma vuole semplicemente vivere, forse anche come l'Occidente, forse di più. Stamattina è uscito uno studio fatto da l'università di una università araba, cofinanziata anche con il Qatar, laddove si vede che il 60% dei giovani musulmani trova nella religione un impedimento. Perché? Perché è un mondo globalizzato, c'è una nuova generazione. Allora, è vero che conoscendo il passato si evitano certi errori, però usciamo anche da questo racconto. Sicuramente l'Islam ha dato valore alla cultura, i numeri arabi, se gli indiani o comunque chi, i cinesi, chi per loro lo hanno inventato ma non hanno saputo proporlo, tanto di cappello a chi è saputo veicolare, perché oggi se arriviamo sulla Luna, su Marte e vediamo appunto Einstein che ci ha raccontato le onde gravitazionali, lo dobbiamo forse a loro. Se noi abbiamo una filosofia ellenica che da una parte si dice che sia morta ma che oggi vive nella scuola di mia figlia, ragazzina con madre musulmana, che studia Platone, studia Aristotele, lo dobbiamo agli arabi la loro traduzione, per esempio, se no non saremmo arrivati a questo punto. Quindi bilanciamo sempre: la storia dell'umanità è comunque storia, è comunque confronto, è comunque scambio. Io di questo sono assolutamente fermo. Dopodiché, se vogliamo approfondire che cosa ha comportato, ci sono quintali di letteratura su questo. E uscire dal conflitto fra Occidente ed Oriente forse è la cosa che ci aiuterà di più a superare questo momento, ma se continuiamo ad avere posizioni rigide da una parte e dall'altra, okay, così come noi abbiamo i nostri jihadisti, dall'altra parte c'è anche gente che va pesantemente contro un dialogo fra le parti. Se San Francesco è riuscito a parlare con l'imam Mufti di Alessandria, oggi il mandato di Alessandria deve venire ad Assisi a parlare con San Francesco. Io penso così. Voglio rispondere anch'io un minuto e mezzo. L'Islam ha avuto le città, tutte le città hanno momenti bassi e momenti alti. Negare che intorno all'anno 1000 l'Islam ha avuto momento di splendore, come qualcosa che va, qualcosa di fasullo, qualcosa di estremista. Io cito solo un libro che non è una storia vera, ma è assolutamente verosimile dal punto di vista storico. Si chiama Medicus, lo scrittore si chiama Noah Gordon e racconta una vicenda di un inventata, ripeto, però è assolutamente verificata dal punto di vista storico. Intorno all'anno 1000 in Inghilterra c'è un ragazzino che vede morire la madre per il male del fianco, che era all'epoca l'appendicite di cui si moriva, e questo ragazzino vede morire la madre, non sa cosa fare, perché all'epoca curare un male era visto male dalla Chiesa, perché voleva dire intervenire su quello che Dio stava eseguendo.
Questo ragazzino non accetta bene questa cosa, va in giro a cercare e trova un ceruleo, che erano qui, una specie di ambulanti, mezzi medici, mezzi stregoni e così via, che arriva, vede la madre, questa ragazzina che sta per morire, vorrebbe intervenire, ma vede che è già arrivato il prete, e quindi se lui intervenisse il prete lo scomunicherebbe, e quindi a quell'epoca essere scomunicati non era bello come adesso, diventa un atto pubblicitario per rendere un libro. Questo ragazzino quindi vede sua madre morire, ci rimane male, si lega a questo specie di medico perché decide di voler fare la professione di medico e curare le persone, visto quello che è successo a sua madre. Cosa fa? In Inghilterra all'epoca non era permessa la professione medica, gli unici da cui poteva imparare qualcosa in termini di medicina erano gli ebrei. Perché? Perché gli ebrei, non essendo comunicati, non potevano essere scomunicati. Era una delle poche professioni che gli ebrei potevano fare, e quindi va presso un gruppo di ebrei, tra cui c'erano alcuni medici, e che gli insegnano l'arte della medicina. Lui impara tutto quello che può imparare e dice: bene, non mi basta, voglio imparare di più. E loro gli dicono: bene, se vuoi imparare di più, devi andare a Isfahan. Isfahan è nel moderno Iran, dove c'era questa grandissima scuola di Avicenna. Cosa fa questo ragazzo che è cristiano? Decide di andare in quelle terre. Per andare in quelle terre, però, in quanto cristiano, non poteva entrare in terra d'Islam, perché in terra d'Islam l'Islam era in guerra con il cristianesimo, quindi non c'erano gli rapporti. Allora cosa fa? Si circoncide, si veste ad ebreo e va a Isfahan per andare alla scuola di Avicenna, quello di cui parlavamo prima. Avicenna, che era un genio assoluto di medicina, come era professore di medicina, astrologia, di tutto, così lui va, riesce ad arrivare a questa scuola, riesce ad diventare suo allievo, impara la medicina veramente bene, poi arriva una ventata di fanatismo islamico e la facoltà di medicina di Isfahan viene cancellata completamente. Questa è una storia, ripeto, inventata, ma dal punto di vista storico è assolutamente affidabile, e ci racconta proprio come quando parlo di medicina, in realtà io parlo di Aristotele, parlo dei greci, di quello che ci hanno insegnato sulla medicina, tutta una scienza che in Europa abbiamo perso, perché nell'anno 1000 purtroppo la visione della Chiesa era oscurantista e quindi tendeva a cancellare questa cosa qua, e l'ha cancellata, e di fatto questa cultura qui è stata salvata dal mondo arabo-islamico, che l'ha presa da parte sua, come spiegavo prima. Tra l'altro c'è anche un film in cui la parte di Avicenna la fa, mi si chiama quello pelato, fa sempre la parte del saggio. Ben Kingsley, esatto. Fa Ben Kingsley, si capita il film, si chiama Medicus, esattamente come il libro, ed è fatto bene. E questo per dire come non dobbiamo guardare la storia come appunto non è un flusso unico di conoscenza dove i cristiani sono buoni, i musulmani cattivi o viceversa. Io dico sempre, lo ripeto, l'ho detto all'inizio anche, se vogliamo giudicare una città bisogna guardare il tempo e lo spazio, cioè in quali anni vuoi giudicare una città e in quale territorio, perché ovviamente è chiaro che è diverso essere anche cristiani nel 1800 o nel 1200, è chiaro che sono cose diverse, è diverso essere cristiani nel 1800 se sei in Germania o se sei negli Stati Uniti. Quindi cerchiamo sempre di non fare mai bianco e nero, di capire che c'erano 50 sono quelli che io almeno per citare un altro punto. Grazie. Io già tarda, quindi non porto via tanto tempo. Innanzitutto mi fa piacere di incontrare tre amici qui a Lodi. Abbiamo presentato lo stesso libro in consiglio regionale poi un mese fa, se non sbaglio, e io ho partecipato a quella presentazione, ho rapporti di scambio di idee, di pensieri con la Marian, e spesso intervengo su queste questioni
come Alberto prima ricordava, perché tra le mie deleghe, avendo la delega al territorio, anche la delega all'urbanistica e quindi anche la parte relativa ai luoghi di culto. Ed è un qualcosa di, non è stato ricordato, visto che stasera c'è Talodi, lo ricordo perché è un po' un ricorso storico, quello che successe a Lodi 19 anni fa. Mi ero appena laureato da obiettore di coscienza un servizio presso la biblioteca di Codogno, mi mandano a prendere la posta e un sabato mattina il primo titolo principale del quotidiano locale Il Cittadino, che il comune di Lodi voleva concedere in comodato, quindi a titolo gratuito, un terreno per realizzare quella che poteva essere la più grande moschea in Italia, una delle più grandi in Europa. Lo chiamai da giovane militante della Lega, responsabile degli enti locali e provinciali, chiamai e da lì nacque tutta la vicenda. Feci parte del comitato che chiedemmo un referendum, il referendum diceva semplicemente se la cittadinanza era favorevole o meno a concedere a titolo gratuito un terreno per l'edificazione di un luogo di culto. Ci fu impedita la celebrazione di quel referendum perché eccepirono che mancava il regolamento per un referendum comunale. Stiamo parlando di ottobre-novembre 2000, non c'erano ancora state le torri gemelle. Alzammo il dito 19 anni fa per quelle stesse ragioni per le quali anche oggi alziamo il dito, per dire attenzione che esiste un problema Islam, a prescindere da come la si voglia pensare, esiste un problema Islam, non esiste solo in Italia, non esiste solo in Europa, è un problema purtroppo globale, che riguarda, come ha ricordato Maria, sia i rapporti tra l'Islam e le altre religioni, ma che riguarda anche un rapporto tra islamici, a seconda delle differenze, delle differenti appartenenze. Ed allora questo è il punto penso che sia il punto della questione. Nessuno di noi vuole negare qualsiasi dialogo con una importantissima religione monoteista. Che sarebbe antistorico, sarebbe fuori dal mondo, sarebbe fuori dalla realtà. Quello che noi facciamo è eccepire e sollevare un problema che peraltro è stato sollevato anche questa sera. Ed è un problema che oggi in Italia, in Europa e in gran parte del mondo, oggi i rappresentanti dell'Islam sono quei rappresentanti che possono essere ricollegati alla Fratellanza Musulmana. E qualche giorno fa il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intervenuto sull'argomento dicendo che forse, così come in altre in realtà, quell'associazione deve essere messa fuori legge o considerata molto spesso per quella che poi è. E così come in Italia il problema, il dramma è che i rapporti con l'Islam sono tenuti da gran parte delle istituzioni con quel determinato tipo di rappresentanti che si presentano in giacca e cravatta. L'altro giorno il responsabile della moschea di Roma ha lanciato un appello al dialogo, eccetera, come se nessuno di noi non ricorda, seppur nella sua giovane età, quello che diceva e quello che rappresentava. Questo è un problema. È un problema anche sul fatto che chi denuncia queste situazioni viene in qualche modo emarginato, o chi denuncia o comunque manca una consapevolezza di quali devono essere canali di dialogo con i rappresentanti della religione islamica. Sempre su Lodi,
io mi sono sorpreso, io ero intervenuto, penso un anno e molti fa, quando la fine del Ramadan venne celebrata a Lodi in una sede di partito, e per carità, seppur voglio dire in una visione laica di quello che deve essere, secondo la Costituzione italiana, un partito, uno a casa sua fa quello che vuole, anche il fatto che questa, lo spazio venne concesso a favore di un'associazione che possiamo ricollegare a quello che abbiamo detto, a quello che abbiamo detto. Questo è una mancanza assoluta di consapevolezza. Quando Alberto prima citava il fatto che sono stato il primo a intervenire sulla Fiera della Speranza, dove c'era questo imam che era intervenuto, eccetera, io l'ho chiamato Alberto e gli ho detto: scusami, ma non è intervenuto nessuno su questa cosa, perché mi sembrava assurdo che davanti ad una vicenda del genere, in una città come Milano, che vuole guardare, che punta ad essere il primato in Europa, eccetera, 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 tutti stessero zitti davanti al fatto che arrivava uno che, al di là del gioco di parole e del gioco di immagini, poi ha annunciato querela, vedremo se querelerà a te, querelerà a me, siamo pronti a difenderci, lo dico anche da avvocato, non mi preoccupa minimamente, però che ne tutti stessero zitti davanti ad una situazione del genere, giocando sul gioco di parole, come se stare lì col bastone e dire le donne non vanno picchiate con il bastone ma vanno colpite con un fazzoletto, come se quello magari non fa male fisicamente, ma se non è violenza psicologica e psichica, quel tipo di atteggiamento. E quindi è per quello che noi abbiamo allacciato un rapporto per quanto riguarda l'Islam con la Marian, che ha un coraggio da leoni a portare avanti a far emergere non una posizione isolata, una posizione silente, che è un concetto diverso, una posizione silente che non riesce ad emergere. E quindi, siccome sarebbe antistorico il dire non si crea nessun tipo di dialogo, che non porterebbe a nulla, è quello che vogliamo fare come regione, con le iniziative che voi sapete, mi auguro a breve verranno intraprese, appunto creare un canale di comunicazione per far emergere questa situazione. Dovevamo fare un convegno tra marzo e aprile, purtroppo, sulla condizione della donna nell'Islam. Purtroppo le regole della competizione elettorale europea impediscono dai primi di aprile l'utilizzo di spazi a livello degli spazi regionali per determinate iniziative. Lo faremo a settembre, fine settembre, ottobre, dove gli vogliamo dare un primo segnale tangibile e forte di un'apertura di dialogo per far emergere quelle forze sane all'interno dell'Islam. Grazie. Volevo riallacciarmi al discorso precedente. Fatemi pensare. Mi riallacciavo al discorso di Alberto. È vero, Avicenna è stato un grande scienziato, filosofo. Non è vero? È stato un grande filosofo islamico. Ed effettivamente Giustiniano nel 529 ha fatto chiudere, Giustiniano imperatore, ha fatto chiudere tutte le scuole dell'impero che non fossero esplicitamente cristiane. Quindi le scuole pagane dell'impero, anche la gloriosa Accademia di Platone è stata chiusa nel 529 d.C. Praticamente una scuola che aveva 1000 anni di vita alle spalle, nata nel quinto, quarto secolo avanti Cristo, è stata chiusa. I filosofi greci, gli eredi di Platone, nella generazione di Ipazia,
che era allieva di Proclo, hanno dovuto migrare, andare in Siria, in Iraq e in Iran, e lì si sono portati i testi sia di Platone, che poi è stato tradotto molto tardivamente in Europa, perché si parla delle traduzioni di Marsilio Ficino nel Rinascimento. Precedentemente è stata tradotta la Metafisica di Aristotele, che è ritornata grazie sempre ai testi tradotti nel frattempo dal greco all'arabo, e poi ancora grazie ovviamente all'intraprendenza dei nostri filosofi. Molte traduzioni sono state commissionate direttamente da Tommaso d'Aquino, come quella della la cosiddetta il Liber de Causis, che era una specie di sindoge fatta sulla teologia di Proclo, che è uno degli ultimi esponenti dell'Accademia Platonica. Però è vero che nel cristianesimo c'è sempre stata una notevole dialettica tra la questione del potere politico e la questione della religione pura. Perché già Gesù diceva: date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Non soltanto c'è questa distinzione che è originariamente evangelica, ma c'è anche una questione che è ontologicamente importante. Il cristianesimo è la religione di un Dio che si incarna, e Dio si fece carne, la parola, il Logos si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Quindi è una religione che sin dall'inizio entra nella natura rispettando completamente la natura dell'uomo, la natura delle cose, la natura della realtà. È una religione che si fa ontologica, quindi il concetto di natura, che era originariamente greco, diventa importantissimo nella religione cristiana. Tanto è vero che Tommaso, grazie ad Averroè, che faceva la duplice distinzione tra come si diceva, la doppia verità, la famosa doppia verità, Tommaso riesce a inserire questo quadro, che è di Averroè, della doppia verità, in un quadro che effettivamente fa presa nel cristianesimo, perché nel cristianesimo c'è la natura che viene permeata dall'interno dalla grazia, e la soprannatura non è altro che la natura che raggiunge il suo massimo grado di espressione. Per il cristianesimo la stessa cosa non c'è equivalentemente, però, ovviamente, perché è una religione diversa, nell'Islam, perché nell'Islam Dio è quell'abscondituus che sta al di là di tutto, che però si rivela attraverso la parola, che è un mero segno che indica quel vettore che sta al di là di tutto e che non entra, come nel cristianesimo, nella natura. Per cui il cristianesimo è una religione che immediatamente è in grado di accalappiare